Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dalle parole di Giovanni Paolo II. È bello intrattenersi con te, e chinato sul tuo petto come il discepolo prediletto, essere toccato dall'amore infinito del tuo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi nel nostro tempo, soprattutto per l'arte della preghiera, come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento d'amore, davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno. Sono qui davanti a te, Signore. Ti guardo presente in questo pezzo di pane. Desidero che questo tempo sia per te e in ascolto di te. Fammi la grazia del silenzio. Metti a tacere con la tua presenza tutti quei pensieri che mi impediscono di contemplarti. Quale grande amore per me, Signore, e desideri una cosa sola: che io ti ami con la mia vita, anche se mi sento debole e fragile. Nell'Eucaristia mi doni il pane che mi nutre e mi dà forza nel mio cammino. Fa, o Signore, che questo momento di adorazione si prolunghi nella quotidianità della mia vita, per riconoscerti e contemplarti nei volti di coloro che ogni giorno mi doni di incontrare.
Dal Salmo 42. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e l'anima mia mi strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, vita delle anime, vivificami. Gesù, luce delle menti, illuminami. Gesù, delizia dei cuori, amami. Gesù, conforto dei deboli, confortami. Gesù, guida dei pellegrini, guidami. Gesù, perdono dei peccatori, perdonami. Gesù, salvezza dei credenti, salvami.
Dal Vangelo secondo Marco. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: questo luogo è solitario ed è ormai tardi, congedali perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andar noi a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare? Ma egli replicò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatisi, riferirono: 5 pani e 2 pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero, e divise 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.
Preghiera di adorazione scritta dal Santo Curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney. Ti amo, oh mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti
fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Mio Dio, se la mia vita non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro. Ti amo, o mio divin Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni quaggiù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. Thank you.
Maria, madre attenta e premurosa, il tuo sguardo materno penetra in profondità le nostre ferite e le nostre difficoltà. Tu conosci bene il nostro cuore e sai ciò di cui abbiamo bisogno. Intercedi per noi come hai fatto a Cana, perché nel nostro cuore e nelle nostre famiglie ci sia sempre pace, gioia, comunione. Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine, perché sappiamo accorgerci delle necessità e della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto. Rendici presenza di pace nella nostra famiglia e nel nostro ambiente, strumento di perdono, di riconciliazione, di pazienza. Rendici trasparenza della bontà e della misericordia di Dio. Aumenta la nostra fede nelle situazioni umanamente intollerabili e senza via d'uscita. Aiutaci a vedere in esse la presenza di Gesù, tuo Figlio, che ha versato il suo sangue per noi e ci ha donato il suo Santo Spirito che grida: nulla è impossibile a Dio. Rinnova nelle nostre famiglie il miracolo di Cana, il miracolo dell'amore. Amen. Thank you.
in riparazione a tutte le bestemmie e a tutti gli oltraggi al Santissimo Sacramento. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi in cielo, e così sia. Amen.